I'm gonna walk 100 miles. I'm gonna whistle all the while. If that's what it takes to make me smile, I'm gonna walk 100. Oggi voglio fare un get ready with me un pochino diverso dal solito. Ci truccheremo sempre insieme, però utilizzerò quei prodotti che normalmente non uso, che non fanno parte della mia pochette del trucco di tutti i giorni, vale a dire questa. Qui dentro ci sono tutti i prodotti che io utilizzo normalmente, quindi quei prodotti, diciamo, per un make up sicuro. Ok, la prima cosa che faccio è rimuovere il trucco che avevo ieri sera. Ieri sera sono andata a cena fuori, apro l'acqua, sono andata a cena fuori e quando sono tornata era molto tardi, non mi andava di struccarmi completamente, quindi ho preso semplicemente una pezzettina di quelle che vendono anche da Sephora e ho strofinato per togliere il trucco in eccesso. Una cavolata, perché stamattina poi ne ho un po' risentito su un occhio, adesso sta bene, e quindi vado comunque a rimuovere eventuali rimasugli. Mi è venuto in mente di fare questo tipo di video, quindi utilizzando quei prodotti, gli accappatoi, utilizzando quei prodotti che normalmente non utilizzo, proprio perché appunto ieri truccando mi sono resa conto di utilizzare sempre le stesse cose e quindi appunto di avere molti prodotti che non uso frequentemente e che stanno lì abbandonati nel dimenticatoio. Prodotti che magari su cui quasi ho smaniato per avere, magari che ho desiderato, ma che poi hanno finito per essere abbandonati così. Quindi per questo motivo ho pensato appunto di fare questo tipo di... fatto questo utilizzo la crema idratante. Io utilizzo questa della Douglas, della linea Beauty System, questa qui, che mi è stata inviata da loro. Sì, è stata data da loro. E ne metto giusto una poca per ridare quell'idratazione che mentre mi struccavo posso aver perso. Ok, posso andare sulla... Ok, e lascio un secondino che si asciughi. Utilizzo poi come base, non utilizzo un fondotinta perché in questo momento non mi va, oggi fa caldo, non mi va ad utilizzare un fondotinta, volevo qualcosa di un pochino più leggero. Uso della Douglas il BB Cream illuminante, la Perfect Complexion Illuminating BB Cream SPF 3501 Light, e vado ad utilizzare il Petite Sibling 122 di Zoeva, questo qui. Si stende molto bene, ovviamente non ha una copertura massima, perché comunque era un BB cream, quindi non è un fondotinta, il BB cream non ha una copertura altissima. E forse per essere la tonalità light è appena forse troppo scuro per questo momento, ma credo che una volta che sarò un po' più abbronzata sarà perfetto. Volevo utilizzare sugli occhi, muovere un po' tutto. Dicevo, volevo utilizzare sugli occhi il scusate, il Color Tattoo 24, il Permanent Taupe, che è praticamente questo qui. Eccolo qua. E lo volevo utilizzare come base. Utilizzo questo. Questo è uno dei pennelli che praticamente è stato il mio primo set di pennelli. Lo acquistai almeno 4 anni fa, nota ragazza come gratto, 4 anni fa su Celia Makeup. Era proprio l'inizio del mio ingresso nel mondo del makeup, del makeup no, perché un pochino mi truccavo, però soprattutto nel mondo dei tutorial.
mi buttavo più che altro sulle unghie. A quel periodo mi piaceva molto comunque fare nail art particolare, roba del genere, e quando decisi comunque di comprare un set di pennelli, non ci volevo spendere i milioni, perché comunque non sapendo se poi avrei proseguito in questa avventura, all'inizio preferì comunque comprare qualcosa di più economico. E mi buttai su questo set di pennelli che, se ricordo bene, pagai una sciocchezzuola, all'incirca credo 10 euro, e c'era una marea di pennelli all'interno. E lo metto un po' anche sotto. E utilizzo un pennellino della Essence, questo qui. Vado un pochino a sfumare per rendere le linee un po' più morbide. Utilizzare il l'ombretto Melange della Benecos, questo qui, ombretto cotto. Questo qui l'ho comprato nei giorni scorsi perché stava in offerta alla bottega color cannella. Io abito vicino alla bottega color cannella e comunque questo color no, melanzana, è questo lilla con lilla, sì, un lilla scuro con riflessi dorati, verdini, multicolor, diciamo così. E è molto bello, cioè almeno sul dito sembrava molto bello, e lo voglio appunto utilizzare. Era in offerta e quindi l'ho, come l'ho visto, ho detto vabbè, compriamolo. Stava a 4,80 euro, non perde tanto della luminosità, è così, non è super mega pigmentato, però non è malaccio. E vado ad applicare lo stesso ombretto anche sull'altro occhio, perché se non sono una pazza. Ditemi se vi piace questo, mi pulisco sulle maglie, questo tipo di video con appunto i prodotti che utilizzo di meno, diciamo i prodotti che sto riscoprendo, perché così continuo. Per alleggerire il tutto sotto l'ambaradam, utilizzo dalla palette della MAC Orb, che è questo qui. Questa pure è una palette che non utilizzo molto molto spesso, e utilizzo questo pennellino della Sephora, questo doppio, non so se lo fanno ancora veramente, non è malaccio, però non mi piace particolarmente il pennellino appunto quello per l'ombretto, questo qui, perché è un pochino appuntito, un pizzico un pochino sull'occhio, e quindi tendo appunto per questo motivo a utilizzarlo di meno, ma per un semplice motivo di pungicatura. Ok, e vado ad applicare questo ombretto su tutta la palpebra immobile, in modo da, diciamo, stemperare un po' il grigio dell'ombretto della Benecos. Vado a mettere sempre con lo stesso ombretto un pochino di permanent top. Satin top è un ombretto della MAC, se non sbaglio, giusto? Vado a mettere un po' di permanent top, quindi un color tattoo nella rima inferiore, non è rimasto, vabbè, sotto comunque. Ora, io adesso mi sto truccando tutta perché devo comunque uscire, ma in realtà non è che debba fare niente di particolare, devo andare semplicemente a fare la spesa, quindi niente di così sconvolgente, anzi, che io sia truccata è un evento, perché di solito non è che mi trucchi per andare semplicemente a fare la spesa, non devo, cioè non mi interessa, cioè nel senso non sono un personaggio, anche se faccio tutorial su YouTube non significa questo che io debba essere legata all'obbligo di essere sempre truccata,
ci sono colleghe che colleghe chi è? Non torno. Allora, che dicevo? Ah sì, ci sono molte mie colleghe youtuber, perché più che colleghe youtuber io considero colleghe le colleghe giornaliste. Quindi ci sono molte colleghe che se non sono truccate alla perfezione, truccate, abbigliate, acconciate, non si fanno vedere in giro. A me sinceramente non è che importi molto. Sarà anche perché comunque ho un audience, per parlare in termini televisivi, un audience molto inferiore, cioè nel senso, vedete, il mio canale ha 1300 iscritti, quindi non è che dici sia un canale seguitissimo. È un canale piccolo, cioè me ne rendo perfettamente conto, quindi il singhiozzo. Non è che io sia obbligata comunque a essere sempre perfetta sotto da ogni punto di vista, sotto ogni punto di vista, ok? Non metto un eyeliner perché sinceramente non mi va, e vado a mettere un mascara e utilizzo la Love Extreme di Essence. Questo è nominato come uno dei migliori mascara dell'universo. A me sinceramente non dispiace, però non è nemmeno il mio mascara preferito. Aspettate, non è nemmeno il mio. Ma se io invece di fare così, no? Facessi. Ora torno. È meglio così, no? C'è un po' di zuzzeria sul monitor, sul vetro, però. Così almeno se mi avvicino mi vedete. Dicevo, la Love Extreme, quindi questo, così devo fare, così. È detto, e lo scoprire questo, è nominato come uno dei migliori mascara dell'universo. Ora, a me non dispiace, solo che sinceramente ho sto pennellino che è un po' troppo esagerato, cioè io ho... Non ho ste ciglia abbondantissime, però non ho nemmeno due ciglia sfigatelle, ma questo me le appiccica tutte quante, il che non è molto carino. Boh, vabbè, male non è, però ripeto, sono mascara 100 volte meglio, Sensibile della Clinique 10.000 volte meglio. Quindi non è che... Boh. Forse è per questo che questo è finito dell'abbandono. Vorrei però mettere una matita. Ho preso della WJ Con, o Wycon, come si dica. Da 04 Emerald... Dove stai? Qua. Emerald Green. Ma forse però così siamo troppo bassetti. Alti, anzi, quindi dovrei abbassarlo forse un pochino, così. Eccoci! Io devo guardare qui o devo guardare? Io non lo so! Madonna mia, fatica la vita! Ok, e lo vado a mettere dentro l'occhio. Gli occhiali, questa non so perché l'ho abbandonata, perché penso che comunque truccandomi sempre con gli stessi colori io finisca spesso con abbandonare gli altri, tutto ciò che è colore diverso. Vado a mettere un pochino di come si chiama? Blush. Utilizzo il blush della Kiko, il water blush della Kiko, il cheek stain, e è il 02, lo 02 Mandarin Fizz, questo qui. Questo, pure questo, non so perché non lo utilizzo più.
Forse perché, boh, so pigra, forse per questo motivo, probabilmente sì, per questo semplice motivo. Cioè non è malaccio, anche se non ha una, diciamo, questa grande copertura, cioè questa grande, non è tantissimo pigmentato, diciamo, dobbiamo dire così. Io tendo a mettere il blush solo nella parte esterna, quindi non andare fino a proprio ai pomellini, perché credo che contribuisca a rendere il viso ancora più tondo. E io, già avendolo per conto mio un viso tondo, preferisco non abbondare di rotondità. Poi, come cipria, la cipria compatta effetto seta della Bottega Verde, non è malaccio, è molto leggera, molto sottile come cipria. E infine, sempre sulle guanciotte, se riesco a tirarlo fuori, utilizzo della pupa, questa è della linea Jeans and Roses, un blush duo. Questo qui, io pure questo lo applico solo sulle questo profumo invece, profumo di vaniglia, a me sembra vaniglia, però io non è che abbia questa grande abilità nel riconoscere i profumi. Quando sono andata a fare il corso della Douglas, che vi dicevo prima, praticamente abbiamo fatto anche una lezione su una giornata di formazione sui profumi, e ci hanno fatto sentire le varie essenze e tutto quanto. Io praticamente non riconoscevo niente. L'unica cosa che riconoscevo anche dove non c'era era l'arancio, il profumo d'arancio, il profumo, comunque quei profumi agrumati. E quindi io non faccio molto affidamento sulle mie capacità olfattive, perché appunto, ho detto, non riesco, forse non ho una grande cultura da quel punto di vista, perché non mi sono mai informata, cioè non mi ha mai attirato. Sì, mi piacciono i profumi, ne ho diversi, se mi seguite su Instagram ho una bella collezione di profumi, però comunque non è che metta a vedere poi le note di testa, le note di cuore, le note di fondo, tutte queste cose qua. Cioè, ammiro chi lo fa, perché comunque ci vuole molta dedizione, soprattutto molta memoria. E non avendola io particolarmente, non è che mi ci metta con tutta questa attenzione. Adesso vado per le labbra, mi manca. Utilizzerò questo. Questo è il Sensual Gloss di Né. Lo davano nella Glossy Box. Penso che sia nella prima o nella seconda scena della Glossy Box. E non è niente di eccezionale, però no, una schifezza totale. È molto passoso, è molto appiccicoso, quello sì, però vabbè. E sì, però so, muoio un tocco di luce, vediamo se non è scaduto. No, pare di no. Questo è praticamente, non so di che marca è. Lo vendevano da The Gardenia diversi anni fa, quando uscì il primo. Sai? Credo il primo Twilight. E c'erano delle diverse linee di make up, e questo era la linea Luna Twilight, questo gloss così, o meno quello che ne rimane. E lo vado a sfumare senza andare a caricare troppo. Ok, questo è il trucco. Adesso devo sistemarmi un attimino i capelli, ma credo che non farò niente di più di una coda, o li lascio così se riesco a liberarmi. E sì, ho una magliettaccia, questa è la maglietta dell'Italia, penso.
di comunque anche mondiale, ce l'avevo da mamma e quando mi sono trasferita di qua l'ho inglobata nel trasloco e devo tra l'altro anche rifare la tinta perché la ricrescita inizia a vedersi in maniera abbastanza imbarazzante. Vi ho detto, io la tinta è una schiavitù, per questo non me la facevo. Poi, volendo togliere il biondo, super mega biondo, che era venuto a forza di fare la lozione del dottor Schultz, non che rimpianga, anzi quel colore mi piaceva, però a un certo punto ho detto basta. E forse è meglio se... No, penso sporchi. Ok, e adesso mi vado a vestire, mi cambio e ci vediamo fra un secondo, così vediamo il total look. A fra un po', ciao! Ok, alla fine ho indossato una t-shirt blu. Questa l'ho comprata, credo, al mercato pagandola 3 euro. Così, una sempre t-shirt, ha le manichine un po' svolazzanti, ma appena appena, una mezza manica. Sopra una giacca rossa che riprende la t-shirt per le righette, che sono bianche e appunto blu, e un paio di jeans della Levi's abbastanza skinny, e sotto ballerine con fiocco. Queste sono le ballerine che praticamente porto tutti i giorni perché sono morbide quasi quanto una ciabattina e quindi appunto sono comodissime. Quindi vado a fare la spesa e questo video finisce qui. Spero che vi sia piaciuta questa nuova modalità di video, quindi utilizzando dei prodotti riscoperti, un pochino dimenticati nel mobiletto dei trucchi. È anche un total look perché appunto parliamo anche di capelli con cui ho solo dato una pettinata, anche di abbigliamento. Per le unghie non ho smalto, sono semplici, ho semplicemente una base trasparente, quindi la mia solita base della Deborah Nail Ardener, e basta. Quindi al prossimo video e a presto, ciao!